Lasciatelo. Invece di fare pettegolezzi, farebbe meglio ad occuparsi dei suoi clienti. Carica di energia e entusiasmo, Fanny vuole dare un nuovo impulso alla casa di moda diretta da Madame Monel, ormai sulla soglia degli 80 anni e intestardita nelle sue collezioni antiquate quasi quanto lei. Punta su Gilles, ma non riesce a imporre il giovane stilista di talento. I propositi di Fanny falliscono. Devo dedurre che sta dando le sue dimissioni, Madame Lancelot. E come? E più presto è meglio. Spinta dal rimorso per aver disastrosamente coinvolto il ragazzo e dal terrore di non lavorare più, Fanny si lancia in una nuova avventura. Aprire una boutique dove Gilles possa realizzare le sue creazioni. Trovare il denaro non è semplice, neppure dai vecchi amici. Questo è il tipico affare che a noi non interessa. Pensi che sia il momento giusto? Bisogna pensarci bene, esaminare i pro e i contro. Ma Fanny non si arrende. La boutique si inaugura e Gilles presenta la prima collezione. Un trionfo. Promettente. A lei non mancano certo le qualità. L'entusiasmo fa dimenticare le fatiche dei mesi passati, le preoccupazioni e i feroci dispetti di Zuzu, la concorrente della boutique di fronte. L'euforia dura poco. Le clienti non arrivano. Fanny fa l'impossibile per evitare il fallimento, ma Gilles è stanco ed avvilito. È dura cominciare. Marito e figlia sono contrari all'iniziativa di Fanny. Che detesti la boutique, che impazziresti di gioia se fallissi. Perciò ti prego, lasciami coi miei problemi. Come puoi dedicarti con tanto impegno a una cosa frivola come la moda? Per fortuna Santa Caterina veglia. La patrona dei grandi sarti si serve della popolare vedette Carina Walter per dare un colpo d'ala al destino. Carina Walter si ferma per caso davanti alla boutique di Gilles. Fanny la riconosce e la vedette si presta per un servizio fotografico con gli ultimi modelli di Gilles. Quando era agli inizi della carriera. Sì, le presei un abito per il Festival di Cannes. Ma no, certo che sei ricordata. Come si dice, il bene che si fa non va mai perso. È chiaro che con questo servizio la boutique avrà un notevole incremento. Mi spiace, madame. Della sua taglia è rimasto solo questo colore. Oh, peccato, non si preoccupi. Per ora prendo lo chemisier. Buongiorno. Buongiorno, Fanny. Va bene, madame. Oh, Francine, accomodati. Vengo subito. Sono da te, un momento. Fa con comodo. Gli affari innanzitutto. Ecco, così è perfetto. Le dona moltissimo. Prego, si accomodi nel camerino. Torno subito. Se continua così, presto spuntano gli utili. Sì, ma ecco, cosa... madame. Francine, prima dobbiamo restituire i prestiti. Beh, è naturale. E quanto tempo pensi che ci vorrà? Non lo so, dipende. Come si fa a dirlo? Madame, sì? La signorina ha preso il completo tartare taglia 40. Ah, a proposito, il collo della mia tunica in Shantung fa un becco. Sì, lo so che ho le spalle un po' tonde. Non è colpa di Gilles, ma è possibile provarne un'altra? Mi dispiace, le taglie grandi sono esaurite. Madame Fanny, non ci sono più gonne beige. Ma che ci posso fare? Devono arrivare oggi. Eh già, intanto non ci sono. Vado sopra a vedere, scusa. Fanny. Sì? Scusa, allora, per il mio becco, conosci almeno una sartina che me lo possa aggiustare? Se non chiedo troppo. Sì, chiedi troppo. Perché se ne conoscessi una, l'avrei già presa per me. Forse fa ancora in tempo a finire un paio di gonne. Come? No, anche quattro. Non sono mica un robot. Io, per esempio, a differenza del robot, vado pure alla toilette. Gilles! È la razzia. Sotto non c'è più roba. Oh. Che ne dici, Monique? Ci vogliamo un po'.